Siamo in compagnia della giovanissima autrice di un meraviglioso libro di poesie, Martina Sergi. Martina è nata a Reggio Calabria nel 99, giovanissima, possiamo dirne l'età, ha cominciato un po' per gioco a scrivere, ha visto che le piaceva e dal concorso che era scrivere passione e professione, per adesso sta mantenendo la passione. Chissà che un domani non diventi anche una professione. Il tutto nel niente, Eva. Il tutto nel niente. Abbiamo detto già che hai solo 17 anni, però cominci a scrivere all'età di 7 anni, giusto? Però la mia domanda è, a 7 anni, cosa hai scritto? Qual è stato il primo argomento che hai trattato, la prima cosa che tu proprio hai messo nero su bianco? È stata una favola, mi sembra. Una favola, quindi non subito le poesie. No, Hai cominciato con le favole, cosa diceva questa favola? Te la ricordi? non molto bene. È una favola diversa dalle altre. L'avevo ambientata nella mia città e ero io la protagonista e la facevo finire bene, diciamo. Beh, meno male, le favole, Sei garantita il lieto per fine. fortuna è garantito il lieto fine. Senti, invece questo libro di poesie, come nasce? Ma non sapevo che l'avrei scritto, diciamo. Era un giorno che ero particolarmente arrabbiata e ho pensato di scrivere quello che sentivo e poi lo facevo ogni volta che mi succedeva, quindi sono cominciate ad aumentarsi, diciamo, queste poesie. Senti, ma sempre il sentimento che ti faceva scrivere era la rabbia o No, anche qualunque tipo di, qualunque sentimento? sì. Ah, bene, bene. È bellissimo nella prefazione, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Il piccolo principe, penso a Antoine de Saint-Exupéry, è stato insomma il compagno delle letture di noi tutti, anche quelli con la barba bianca come me e dei giovani. Tu hai letto Il piccolo principe, ovviamente ti è piaciuto molto. Che cosa ti ha colpito del piccolo principe di più? E che cosa magari hai trasportato come visione Il nelle fatto che tue... nonostante il protagonista, l'autore, sia un adulto, riusciva ancora a vedere con gli occhi del bambino che aveva dentro. C'è sempre la paura quando si cresce di dimenticarsi come si era quando era piccoli, mentre lui ci era riuscito, quindi non era impossibile. Era brava a non vedere soltanto un cappello. Vedeva soltanto un Senti, cappello. le tue poesie sono delle poesie Bellissime, io non l'ho bellissime. detto per piaggeria, No, bellissime. ma io direi anche di leggere insomma, degli estratti perché sono veramente molto belle. Quella che noi siamo riusciti a leggere è questo Nessuno. Chiamami nessuno perché nessuno sono io. Solo massa deforme tra la gente. Chiamami nessuno perché i miei occhi nessuno guardano. Solo bellezza invisibile delle cose che bellezza mai hanno. Posso continuare? Prego. No, è veramente bella. Chiamami nessuno perché a nessuno importa di queste parole, ma sono sparse nel vento come un colpo nel cuore. Chiamami nessuno perché le mie gambe da nessuna parte vanno, solo nel cuore delle persone che un giorno i sogni uccideranno. Chiamami nessuno perché nessuno io sono. Sono un corpo che non vive davvero e una mente che vola lontano. E ci fermiamo qui, Mamma ma mia. sono Senti, incantevoli. Eva, ti è venuto in perché? mente di chiedere chi è questo nessuno? Bravo, ne Io parlavamo proprio veramente, ieri. da docente anche di persone in situazioni di disabilità, ho pensato a delle persone che non potessero completamente esprimere quello che sono. Tu invece chi hai visto in questo? Questo nessuno. Nessuno siamo tutti. C'è quella parte di noi che non facciamo vedere perché è diversa dagli altri, è diversa dalla massa in generale. È una parte che magari non si sentirebbe bene agli altri perché nessuno la fa mai vedere, appunto. E tu con queste poesie sei riuscita a farla vedere? Credo di sì. Penso che... Però sì, anche secondo me, ad un certo punto dici tanto nessuno mai capirà le parole che nessuno mai dice. Quindi giustamente tu concludi con questo che poi alla fine è quasi una speranza, cioè se tu non le dici non le può ascoltare nessuno. Era questo un po' il senso, perché ovviamente leggendo la poesia lui ha avuto una reazione, un'altra, un E poi pensiero. hanno colliso, insomma, Sì, poi perché alla fine parlava di una diversità che non era questa, sì. ma era un'altra diversità, insomma, Quindi, l'eccezionalità di ognuno no, di ma noi. cioè, ognuno è libero di pensare come vuole, come finiscono le mie poesie, non hanno un finale deciso, dipende dalla persona che le legge, quindi per me aveva un altro senso magari quando l'ho scritta, ma per chi la legge aveva un altro significato.
Senti, tu nel momento in cui vinci questo premio, per ritornare un po' al libro, decidi di mandarlo così, vedi, vai a cercare, decidi di mandarlo a proprio Book Sprint e alla fine ti arriva la comunicazione che verrà pubblicato. Cosa hai provato in quel momento? Ci hai creduto? Hai Ah, pensato fosse uno scherzo? Come? Sì? una cosa del genere. Qual è stata la tua reazione? Quella di non crederci, appunto. Fino all'ultimo era troppo strano. Era troppo strano. E poi invece quando te lo sei trovato tra le mani, quando l'hai toccato, c'è, esiste. Ero felice. Eri felice. I tuoi Sì. compagni, le tue amiche, i tuoi coetanei che quando ti considerano ti guardano un po' come autrice di un libro, che non è Sì. una cosa che tutte le giovani ragazze della tua età possono permettersi di fare, che cosa pensano? Cosa ti dicono? Diciamo che voglio un aiuto nei compiti in classe d'italiano. Ecco, un Quindi, aiuto più che interessato. altro, no, mi chiamano appunto la scrittrice, questo, più che altro. Quando c'è un concorso, tutti mi fissano quasi. E tu come lo senti questo titolo? Ti rivedi oppure per te è ancora un po' Ancora troppo strano. troppo ti presto. sta un po' stretto? Senti, quest'altra poesia della neve. Molto bella, anche qua bisognerebbe leggerle perché sono veramente Però ci incredibili vorrebbero queste poesie. degli attori di Sì, teatro, noi degli insomma, attori di nostra teatro, no, edizione è noi. poco appena Noi. giornalistica e basta. Sì, proprio. No, l'unica cosa, velocemente, c'è questa neve che tu dici scende e non si ferma e diventa una lotta, no? Quindi è sicuramente metaforica questa neve. Cosa rappresenta? Cos'è Il la neve? tempo, Il la tempo. neve del tempo. Senti, e poi alla fine quando tu dici arriva a casa tua, tu non puoi rifiutare, non vuoi rifiutare, poi a un certo punto perdi ed entri, però nel momento in cui entri ti rendi conto che non hai perso, ma hai vinto. Che cos'è? Cosa volevi dire? Cosa volevi indicare qua? Come c'è scritto all'inizio della poesia, c'è una specie di persona che si ferma a pensare. E nel frattempo il tempo passa, però la neve scende, Certo. tutto quanto. È più che altro la vita, perché tu sei troppo spaventato per viverla spesso, non riesci a decidere, non riesci a fare una scelta. E quindi nel frattempo però non ti accorgi che il tempo passa e magari non puoi più scegliere. Quindi è carpe diem, ma che qua No, bisogna carpe cogliere diem. l'attimo sempre. Due brevissime cose. Hai in mente di scriverne altri, di libri, Sì. ma di poesie o anche qualche romanzo, qualche storia? No, anche qualche storia. Ce l'hai già in mente? Abbiamo un soggetto? Sì. Ah! E quindi ci dai un'anteprima? Chi è questo? Cos'è? Sei tu? Sarà No, autobiografico? non è No. autobiografico. No, è un soggetto di fantasia. Non Vedi, fare la lei è, non ci giornalista che vuole, deve non ci vuole indagare. svelare, non ci Insomma, vuole è svelare giusto nulla, Martina. che tenga per sé. Senti, ma da grande cosa vorresti fare? Qui Cosa te la farò da dobbiamo grande? fare, te la Ottima dobbiamo domanda. fare per forza, vista l'età. Non lo so ancora. Non lo sai, dopo farai l'università hai già in mente qualcosa, a parte il mestiere di magari scrittrice, chi lo sa, ancora è tutto un Un punto mistero. interrogativo, è tutto un mistero. E lei è un po', vedi che è un'artista, lei ha Sì, è molto. questa cosa molto misteriosa, Però bella, un in grande questa animo, lone molto di profondo. mistero c'è grande determinazione, ci sono degli Sì, occhi che assolutamente sì. sanno esattamente cosa devono fare. Infatti, io vedo, insomma, abbiamo intervistato nella nostra carriera tanti altri autori e non tutti hanno a mente le proprie poesie, mentre per lei basta citare un Sì, è rigo e lei sa subito. perfettamente quello che ha scritto, quando l'ho scritto, cosa ha scritto. E consiglieresti di scrivere ai tuoi coetanei, alle tue compagne Sì. per Perché ritornare ai tuoi? Perché? in qualche modo dobbiamo pure esprimerci. Per me la scrittura, per altri è disegnare, per altri è cantare. Se la scrittura li aiuta, perché no? Bello, Bello, lei, molto sì, bello. lei è telegrafica, però è molto profonda in quello che dice. Senti, il tuo rapporto con la vita com'è? Come ti vedi? Se ti senti, stai bene, ti senti, non lo so, hai un dissidio interiore, com'è? Proprio da artista te lo chiedo, cosa provi tu? Cosa prova Martina? Io sto bene ora, per adesso sto bene. Stai bene, sei contenta di scrivere, Sì. hai Bene. questa voglia. Bene, Martina, cosa dire? In bocca al lupo, sicuramente questo è Grazie. solo l'inizio perché non ti puoi fermare. Noi che siamo dei lettori attenti ti diciamo che non ti puoi e non ti devi fermare perché le poesie sono davvero molto belle. Grazie.
Ringraziamo Martina e la ringraziamo per questo regalo che ha fatto a tutti noi, a tutti coloro che sceglieranno di leggere questo meraviglioso testo, Il tutto nel niente. Grazie Martina. Grazie.